sindaco a tutti voi dell'invito, mi unisco ai saluti che sono stati fatti, siamo presenti io l'assessore Camilli, quello del responsabile della protezione civile, per questa collaborazione che il sindaco correttamente ricordava. E devo dire che Leonardo ha riconosciuto una cosa che è oggettivamente riscontrata da tutti coloro che hanno fatto gli amministratori in questa città e che è immediatamente percepibile, diciamo, da tanto tempo. Un reale clima assolutamente diverso di queste giornate, e io così ho avuto il piacere di partecipare a Ischia, una bellissima manifestazione religiosa e tradizionale che viene fatta in occasione della festa di Sant'Ermenegildo. C'era Raffaello Cento, insomma, che ha fatto integrante anche del rapporto con il sodalizio con il Partito di Santa Rosa, che è nativo di Ischia di Castro, che in una piazza dove era presente tutto il paese, ha ricordato proprio questo clima che si ha all'interno delle giornate di Santa Rosa, che sembra unire magicamente tutte le persone di questo. Ovviamente questo tipo di clima estremamente positivo si riscontra anche questo, la città di Santa ha ricordato perché lo ha immediatamente avvertito all'interno sarebbe bello che Santa Rosa ci fosse 360 giorni all'anno per creare, diciamo, anche con un clima per una cosa personale comunque assolutamente nuova e diversa. Al di là di questo è ovvio che la festa di Santa Rosa, diciamo, da sempre è la festa della città, ma mi sento di dire, insomma, anche per qualche trascorso personale, ricordavo che questo è il mio 12° trasporto sotto la macchina, ne ho fatti istituzionalmente 15, credo, sotto la macchina delle altre problematiche organizzative, che leggevo adesso alcune mail che voi avete pubblicato, che si facevo, l'emozione è comunque sempre quella, sempre diversa, sempre nuova, sempre famiglia, diciamo, il momento della prima, del primo trasporto e della prima sala. È comunque un aspetto dell'intera provincia, io credo che stiamo molto coinvolti dal punto di vista oltre che certamente religioso, di tradizioni, di culture, di attaccamento a questa santa, non soltanto gli inglesi, perché già blu, ma anche tutti coloro che insomma riconoscono in Santa Rosa, che hanno i loro 60 patroni, certamente una valenza che va un po' al di sopra, insomma, dei localisti. Quindi io ringrazio ovviamente Leonardo, vi faccio con grande affetto e con grande sincerità i migliori, insomma, in bocca al lupo, unendomi certamente a quelli che sono i grandi protagonisti di questa manifestazione, quindi Sodalizio Tacchini Santa Rosa, rappresentati ai massimi vertici, fino a, certamente da il suo presidente e il capo Tacchini. È una cosa che tu ti renderai conto, ti darà un'emozione ulteriormente particolare quando vivrai, viene chiesto qual è il momento più bello del trasporto, qual è il punto più bello. Io credo che chi da sindaco ha la fortuna, siamo ovviamente pure da chi ti vedete da sotto la macchina, colpisce dal primo secondo, cioè dalla sala fino all'arrivo a Santa Rosa. È un'emozione grandissima e sono assolutamente d'accordo con te. Ma non è retorica che le grandi difficoltà che noi amministratori abbiamo, insomma, la voglia tutti i giorni di spesso, insomma, ancora che voglio più, anche di abbandonare, di mollare davanti una serie di difficoltà, l'avere la possibilità di vivere questi giorni certamente ci riguarda di 365 giorni di vita. Quindi in bocca al lupo a te e ovviamente primariamente alla città, ma soprattutto al sodalizio dei Tacchini e ai suoi componenti che sono i reali, veri e unici protagonisti di questa meraviglia che ogni anno ci consente di sentirci un po' più liberi e liberi.